Dopo i primi assaggi ufficiali certificati dalle gare di Coppa, il massimo torneo regionale dilettantistico è ai nastri di partenza, con il turno inaugurale di una stagione che si spera possa essere quella della definitiva ripartenza. A cupello in rosso-blu del riconfermato mister Carlucci inaugurano l'ennesima stagione in eccellenza, con l'obiettivo prioritario di riconfermarsi ancora tra le grandi del panorama regionale. Le scorie di Coppa, con due stop in altrettante gare, non sono un campanello d'allarme, ma il trend va invertito a partire dalla gara odierna, che i virtusini disputano con il Pontevomano di mister Cerrocchi, dagli obiettivi analoghi e con un avvio stagionale anch'esso in chiaroscuro, ma leggermente migliore dei rivali, con un pareggio e una sconfitta all'attivo nella doppia sfida di Coppa col Montesilvano. L'approccio dei padroni di casa è promettente, con la porta di Farnese messa a rischio nelle battute iniziali, anche se la retroguardia teramana si salva in qualche modo sulle iniziative di Colitto e Capitoli. Sulla conclusione di quest'ultimo, i locali reclamano il penalty per un presunto intervento di mani di Porrini, ma il signor Di Caro di Chieti non ravvisa irregolarità e lascia proseguire il gioco. Poco dopo Marinelli chiude lo scambio con Troiano, ma sparacchia le ortiche da posizione estremamente favorevole. Al 14esimo Conti cerca la soluzione dalla distanza, ma la sua fiondata viene azzerata con i pugni da Farnese, costretto poco dopo alla capitolazione. È il 17esimo infatti quando Racciatti dal fondo innesca Conti, che appoggia al centro dove Marinelli è ben appostato e ha tutto il tempo per coordinarsi e per infilare all'incrocio dei pali con una spettacolare mezza rovesciata. Sull'altro versante Polisena prova a suonare la carica ai suoi, ma Di Vincenzo risponde presente, giustificando la sua presenza tra i pali. Si tratta di una breve parentesi, visto che i locali si riprendono il pallino del gioco e cercano il raddoppio con lo sgusciante Troiano, protagonista di una sterzata in area che mette fuori causa il diretto controllore, ma la conclusione si infrange sull'esterno della rete. Sull'altro fronte registriamo le timide proteste ospite per un tocco di Tafili con un braccio, ma anche in questo frangente il fischietto teatino non vi ravvisa irregolarità. Sull'immediato capovolgimento di fronte, la Virtus confeziona il prezioso raddoppio, complice anche una frettata difensiva di Di Pietrantonio, che nel tentativo di anticipare il proprio portiere va invece a scavalcarlo per la più classica delle autoreti. In chiusura di frazione, Capitoli prova a scrivere i titoli di coda con netto anticipo, ma stavolta la ciambella non riesce col buco e Farnese può finalmente rispondere presente. Alla ripresa dei giochi gli ospiti sembrano entrare in campo con diverso piglio, ma l'iniziale incursione di Salvini non trova nessun compagno appostato in area e pronto a colpire. Di ben altro tenore gli affondi dei ragazzi di Carlucci, pericolosi all'11esimo con Tafili, protagonista di un beffardo piazzato che non viene toccato da nessuno, ma che rischia di sorprendere Farnese, che guadagna la sufficienza con un intervento distinto sulla zampata ravvicinata di Capitoli a colpo sicuro. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, Conti sparacchia al lato da due passi. I locali attenuano il proprio rammarico, visto che al 27esimo arriva in loro favore un calcio di rigore accordato in seguito all'atterramento di Farnese ai danni di Marinelli. Cartellino giallo per l'estremo ospite, ma quel che più conta è il tiro dagli 11 metri che lo stesso Marinelli si incarica di eseguire. Tiro implacabile e tris certificato della tranquillità cupellese. Capitoli vuole partecipare alla sagra del gol, ma anche in questo frangente non risulta particolarmente ispirato dalle parti di Farnese, che si salva anche per merito dell'intervento difensivo del neoentrato Angelozzi, pronto all'anticipo e alla chiusura sul numero 11 rivale. Due minuti dopo Marinelli va a segno per la terza volta, ma in questo caso la segnatura non viene convalidata per qualche irregolarità ravvisata in area dal direttore di gara. In pieno recupero prova a mettersi in mostra anche il neoacquisto Margagliotti, appena subentrato a Colitto, ma Farnese riesce a metterci una pezza. Sul conseguente tiro dalla bandierina Ruzzi cerca di intervenire in area, ma il risultato, comunque favorevole ai suoi, non è destinato a subire ulteriori variazioni e per la Virtus può stare bene anche così, visto che arrivano i tre punti nella gara d'esordio della nuova stagione. Walter Piccione, la gara d'esordio con il Pontevomano non è andata benissimo, oggi c'è tanto da rivedere, ma una squadra abbastanza giovane da quello che abbiamo visto. Sì, ma a prescindere dall'età è stata proprio una partita dove non ci siamo presentati, abbiamo giocato i primi 10 minuti, appena abbiamo preso gol per noi era finita la partita. E questo non va bene, perché tu puoi essere giovane, puoi sbagliare, puoi avere tutti gli alibi del mondo, ma le partite durano 95 minuti e non deve mancare mai quella voglia, quella fame, quell'aggressività per cercare il risultato, a prescindere che poi abbiamo perso meritatamente contro una squadra che oggi si è rivelata più brava di noi. Vito Marinelli, come dicono gli inglesi, man of the match, oggi poteva portare a casa anche il pallone, ma la terza rete non è stata convalidata. Sì, purtroppo no, ci tenevo tanto a fare bene, a fare gol, a poter vincere questa prima partita, perché partire bene era troppo importante.
quindi vabbè, ho fatti due, speravo che di poter fare un altro, però sarà per la prossima.